Lo vedremo subito nelle immagini. La Dinamo Tbilisi invece continua ancora a difendere, come del resto fa il Liverpool, il suo trofeo vinto. Da notare che l'altra squadra, l'Ipswich, è già stata eliminata. Le immagini si riferiscono all'incontro di Francoforte tra l'Eintracht e appunto la sovietica Rostov. Questo è il gol al terzo minuto segnato dall'austriaco Bruno Pezzai. In mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione si gira molto bene, un bel gol questo di Bruno Pezzai, un difensore che spesso va in gol. Ancora attacchi della formazione tedesca, le immagini vi dimostrano una specie di monologo della squadra tedesca che aveva perso all'andata in Unione Sovietica per 1-0 e che quindi ha premuto per tutto l'incontro, spinta anche dal gol iniziale segnato appena al terzo minuto, per arrivare al secondo gol che gli consentisse il superamento del turno. Questo lungo monologo si è concretizzato, vedete, al termine di questa azione c'era forse un fallo di mano, l'arbitro non concede il calcio di rigore, ma il calcio di rigore...